Buongiorno piloti, scusate la faccia distrutta, ma quando sei qui al mare vai a letto tardi, ti svegli presto perché ti vuoi far vedere dal mondo intero in spiaggia, che fai il caffè perché sembri un pazzo che parla con il telefonino. Comunque, oggi è il 16 agosto, quindi ieri avete fatto, mi auguro, avete fatto un buonissimo Ferragosto con le persone con cui vi trovate bene, con gli amici, con i parenti, insomma, mi auguro che sia andato tutto bene e sicuramente è andato tutto bene e quindi sono contento per questa cosa. Anch'io ieri mi sono preso un giorno di pausa, però qualche cosina su Instagram l'ho fatta e andatela a vedere sul link qui sotto, Loreir underscore aviation, trovate insomma qualche cosa. E il caffè, come ormai è una prassi, il caffè, la rivista che parla di aeronautica nel tempo che ti prenderebbe una pausa caffè, una colazione, visto che io lo pubblico la mattina prestissimo. Adesso per me sono le 7, adesso non so quando riuscirò a mandarla in onda, ma tra pochissimo, insomma, ci sarò. Allora, vi dico subito una cosa: domani ci sarà una puntata speciale che ho registrato a casa prima di partire, con l'F14. Vedetela, guardatela, analizzatela. Intanto perché dà un sacco di informazioni sull'F14, secondo perché l'ho fatta con Danilo, e con il quale insomma abbiamo volato insieme, e io ho volato in modalità Rio, quindi guardatela perché è veramente ganzo. Mi sono divertito a farla. Danilo poi mi ha dato un sacco di ci darà un sacco di informazioni. Insomma, ragazzi, quella di domani va vista, come sempre va in onda verso le 10, credo, di domenica, quindi avete tutto il tempo, tutta la giornata per vederla e rivedervela. Quindi vi consiglio insomma la visione. Bene, guardo, mi sono fatto un po' di appunti. Ah, vi ricordo che la rubrica del caffè è una rubrica importante perché mi permette di interagire con te, come attraverso i commenti, attraverso la pagina Facebook, attraverso il canale Instagram, insomma, tutte quelle che sono i social che trovate sotto in descrizione. Ganzo, ganzo perché mi garba proprio questo rapporto che viene fuori. Oh, ok, oggi mi sono fatto la mappa. Oggi capiremo qual è il segreto per pilotare bene. Forse questa cosa susciterà un po' di risentimento da parte di qualcuno, però insomma non è una critica verso nessuno, per carità. Ne parliamo insieme, facciamo il caffè, ne parliamo insieme. Allora, mi è successo questa cosa, che io ho svariati moduli per DCS, avete visto quelli che ho, mi manca il Mirage, mi manca altre cose, insomma, oppure ho il Concorde, ho il Boeing 737, e che cosa succede? Che facciamo un esempio tipico dell'Harrier, no? Io ho l'Harrier, per un periodo di tempo mi volo con la 10, poi mi ci metto con l'F18. E che cosa succede? Che le cose che sapevo fare prima con l'Harrier adesso non riesco più a farle. Perché? Perché passa un po' di tempo. Perché non lo uso tutti i giorni? Perché non mi ricordo più come si fa. Facciamo un altro esempio. Pensa a un Dangerous Airport, ad esempio sul Chevelle, no? Te ci vuole la prima volta, arrivi lungo, ti schianti contro la montagna, è un classico. Poi sul Chevelle te lo lascio qui in descrizione così. Ah, beh, è vero, non ci riesco adesso perché sono al mare, non ho il computer e faccio fatica a fare queste cose. Comunque, te fai questa roba, no? Dopo un po' ti viene. Poi passa un mese, 2 mesi, dici, toh, cosa faccio? Riatterro su Chevelle. Casomai ti trovi con gli amici per il volo online, niente, non ti viene, ti rischianti un'altra volta contro il muro, laggiù in fondo della montagna. Oppure, rifornimento in volo. La prima volta non ti viene, poi comincia a venirti, sei bravo, ci stai dietro, ti appiccichi bene, stai lì, ciuci tutto il carburante. Passa un po' di tempo e non ci riesci più. Allora, qual è il segreto per pilotare bene? Il segreto è un segreto ovvio,
è un segreto bischero, che è il segreto di Pulcinella, se vuoi. È quello cioè di allenarsi il più possibile. Allora, quello che io dico, io mi rendo conto che escono tantissimi moduli, tantissimi aerei interessanti per X-Plane, per DCS, per Prepared. Scegline uno, imparalo bene, fai tanta pratica. Solo in questo modo avrai soddisfazioni grosse, ti divertirai tanto. Ok, poi capisco che ci sarà voglia di cambiare modulo, cambiare aereo, così, però quello che scegli usalo e imparalo fino in fondo, perché questo è il segreto per volare sempre meglio su una macchina. Se ci pensi, i piloti fanno la stessa cosa. Se ci pensi, fanno la stessa cosa. Facciamo un esempio. Io ho un amico che ha volato tantissimi anni sull'MD80. Tanti tanti anni sull'MD80, è passato a Airbus perché la compagnia li ha dismessi, no? Gli MD80. Ha perso l'abilitazione, cioè gli tolgono l'abilitazione l'MB80. Perché? Perché ormai è un pilota di Airbus, capito? E noi dobbiamo fare nella stessa maniera. Lo so che sembra un po' una polemica, però vedrai che avrai più soddisfazione. Provaci, ma soprattutto dimmi il tuo parere qui sui commenti, in modo che ne possiamo parlare. Allora, anche per oggi è tutto, mi raccomando, mettete tutti i mi piace possibili e immaginabili. Se non l'hai ancora fatto, fate un giro sul canale, guarda se le rubriche che faccio ti garbano e eventualmente iscriviti. Se non ti piace quello che ho fatto, puoi lasciarmi un non mi piace, ma almeno dimmi perché. Allora, ci vediamo domani per la puntata volatoria che avevo preparato a casa. Spero che questo video ti sia piaciuto e spero che ti piaccia anche quello di domani, perché ci tengo particolarmente. Happy landings a tutti, bye, Eli.